Oggi ho in mente di fare un tutorial che è veramente semplice per realizzare questo braccialetto a tre file, super colorato, arcobaleno. Questo braccialetto è molto divertente per il semplice fatto che si può scegliere veramente qualsiasi colore vogliate. Infatti, io nel mio tutorial ho deciso di rifare un braccialetto multicolore. Rainbow, quindi arcobaleno, però potete davvero scegliere il colore che desiderate e vi spiego subito le varianti. Io ho scelto di eseguire un braccialetto, vedete, che sarà parallelo, colori paralleli, quindi verrà gradier, scenderà di colore. Però se voi userete un colore unico per ogni fila, avrete dei colori longitudinali, quindi se per esempio volete fare un braccialetto a tre file del colore ad esempio della vostra squadra o della bandiera della vostra nazione, basterà scegliere di mettere il colore che volete per tutta la riga del telaio. Infatti useremo per questo progetto il telaio. Se il braccialetto vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like o un commento. Se il progetto non vi piace, pipipipipi, scrivetevi perché non mi piace, cercherò di migliorarmi nel prossimo video. Un bacione a tutti quanti e progetto! Per incominciare il nostro progetto avremo bisogno di 12 file di colori per 3 gommini. Scegliete i colori che volete, magari che siano per colore similari e andate a scalare. Potete anche scegliere dei colori alternati come volete e poi vi consiglio di scegliere come colore base un colore scuro, quindi può essere un viola scuro, un nero, un blu. Però anche qui potete scegliere un bianco, un giallo, un colore di base, il nostro uncinetto, va bene anche quello che trovate nella scatola, ed una chiusura ad S o a C, non importa. Poi ci servirà il nostro telaio con, io uso quello fisso, ma voi potete usare quello che volete, con il piolo, con la lista della linea dei pioli arretrata di 1. La prima cosa da fare è prendere un gommino e metterlo nel primo piolo della prima fila e nel secondo. Nella fila centrale, primo piolo e secondo, primo piolo e secondo anche nella terza fila. Prendiamo l'altro gommino del colore successivo. In questo caso andiamo ad intersecare il secondo piolo e poi il terzo, il secondo piolo ed il terzo anche nella fila centrale. E nel secondo piolo e nel terzo anche nella fila, nell'ultima fila del nostro telaio. Così prendiamo un altro colore e proseguiamo parallelamente praticamente. Dobbiamo usare tutti i nostri colori in parallelo e andiamo avanti fino alla fine, fino qua. Io lo faccio da questo momento in maniera accelerata, però potrete capire che è un'operazione piuttosto semplice, basta essere paralleli e andiamo avanti. Ultimo piolo, facciamo ancora lo stesso lavoro. E vi ritroverete così. Torniamo all'inizio del nostro telaio. Prendiamo adesso i nostri gommini neri, prendiamoli in quantità e dobbiamo fare questa cosa. Prendiamo il primo gommino e lo disponiamo a triangolino, così. Ne prendiamo un altro e lo disponiamo prendendo tre pioli e formando un altro triangolino. E andiamo avanti per tutti i nostri pioli a tre a tre.
Da questo momento parto con l'acceleratore. Mettiamo l'ultimo, gli ultimi tre li lasciamo liberi. A questo punto vi dovete trovare una situazione simile. Tanti triangolini neri, questi tre liberi. Avete il primo piolo di fronte a voi, così, e giriamo il telaio e lo riponete così di fronte a voi. Siamo pronti per il prossimo passo. Una volta girato il telaio, finalmente possiamo prendere il nostro uncinetto. Arriva la parte quella più divertente, quella degli intrecci. Saltiamo i primi tre che non hanno elastici. Infiliamo il nostro uncinetto nel piolo, nel secondo piolo. Evitiamo l'elastico nero. Se voi avete usato un altro colore di elastico, dovete praticamente evitare l'elastico a triangolo. E andiamo a prendere il nostro primo elastico. Lo tiriamo fuori, lo scavalliamo e lo andiamo a riportare nel piolo davanti e lo rilasciamo. Andiamo a tuffare di nuovo il nostro uncinetto dentro. Evitiamo l'elastico, quello che fa il triangolo, andiamo a tuffare il nostro uncino, becchiamo l'elastico sotto, lo tiriamo fuori e lo andiamo a portare davanti. Insomma, ragazzi, è sempre il solito gioco alla fine. Andiamo a rituffare il nostro uncinetto, prendiamo l'elastico, lo portiamo davanti. E facciamo questo giochetto per tutta la nostra colonna. Adesso, da questo momento in poi, porterò un pochino in avanti in accelerazione il video, ma il gioco è sempre lo stesso. Quando arrivate qui in alto, prendete tutto l'elastico, tutto, nero compreso, e lo portate qua sopra. E ci toglieremo un bel po' di lavoro così. Tutto. Se non ce la fate solo con l'uncinetto, aiutatevi con le mani, perché nessuno ci guarda. Non è un esercizio di stile, per cui va benissimo. Nero compreso. Quindi nero compreso. Così. Poi, fatto questo, vedete che sono diventate tante piccole gocce, mentre qui sono quadrati. Torniamo in basso e rifacciamo la stessa cosa. Evitiamo il primo piolo, ripartiamo dal secondo. Il secondo vi metto un po' meglio a fuoco. Prendo il primo elastico e lo porto sul piolo di fronte. Prendo l'elastico e lo porto sul piolo di fronte. Prendo l'elastico, porto sul piolo di fronte, così fino su. Prendo l'elastico, porto sul piolo di fronte. E yuhu, fin su. Poi la colonna centrale è ancora più facile perché vi siete accorti che manca qualcosa? Non dobbiamo spostare l'elastico nero. E è ancora più facile. Non saltate niente, non saltate elastici perché sennò ci si scioglie poi il braccialetto.
Io mi aiuto con le mani, tanto non ci vede nessuno. E l'ultimo lo lasciamo così. Torniamo in fondo e questa colonna sarà identica a questa. Quindi mi rituffo dentro, sposto quello nero, pesco l'elastico sotto, l'ultimo elastico, e lo porto davanti. Sposto quello nero, prendo l'elastico in fondo e lo porto di fronte. Tuffo, prendo, sollevo e porto davanti. Tuffo l'uncinetto, sollevo quello di sotto e me lo porto davanti. Tuffo, sollevo, porto davanti. E andiamo un po' più veloci. Siamo arrivati all'ultimo. L'ultimo, pesco, butto, evito il nero, lo porto davanti, il nero lo porto davanti, ah questo scusate, da questa parte qua anche il nero va portato davanti ovviamente, e questo lo portiamo tutto davanti. Fatelo con l'uncinetto o se non vi sentite tranquilli fatelo con le mani, ma fatelo. Ecco qua. Prima avevo fatto un pochino male. Questa è la versione corretta. Comunque non succede niente. Bene, il vostro telaio deve risultare così. Vedete, devono essere tante piccole gocce. Se vedete dei quadratini, ci ripassate, perché evidentemente non avete scavallato. Pronti per l'ultima... operazione. Ora che ci troviamo tutto il telaio fatto, prendiamo un gommino nero, il nostro uncinetto, lo infiliamo qua nell'ultimo piolo dove abbiamo tolto i nostri gommini per ultimi, mettiamo il gommino nero nell'uncinetto, così lo incastriamo, stiriamo un po' il gommino, è scappato quindi lo rimetto. E lo facciamo passare attraverso così. Quando passa attraverso lo metto totalmente dentro l'uncinetto. A questo punto ho creato un piccolo cappio in modo che non si perda più il mio braccialetto. Questo a questo punto è l'unico punto dove si può slacciare e disfare tutto il braccialetto, quindi attenzione. Andiamo a togliere questo punto e a vedere se tutto questo braccialetto, tutte queste mosse che abbiamo fatto sono riuscite a formare il braccialettino che vogliamo. Ci saremo riusciti, non ci saremo riusciti? Questo è il momento più emozionante, perché anche se a volte ci sembra di aver fatto tutte le cose giuste, poi a volte non vengono i braccialetti. Ed è la cosa più divertente anche, la più emozionante e la più divertente. Vi è mai capitato di sbagliare? A me un sacco di volte, eh? Sapete quante volte dico, ah, facile questo, poi vado a disfare e non è venuto. Se è capitato, per favore scrivetemi, almeno non mi sentirò l'unica al mondo. E voilà, invece questa volta è venuto, guardate quant'è carino. Ok, non è finita ragazzi, non è finita, va fatta la catenella. La catenella, sapete che ci sono 200 modi per fare la catenella, questa volta
Io vi faccio vedere sempre la catenella all'uncinetto, questa volta la facciamo con il telaio, visto che ce l'abbiamo qua. Prendiamo il telaio, mettiamo uno, vedete, il telaio, il nostro bracciale è rimasto attaccato all'uncinetto in questa maniera. Prendiamo uno dei due elastici e lo attacchiamo qua. Prendiamo l'altro elastico, lo sfiliamo e lo attacchiamo qua. Tutto chiaro? Quindi facile, fino a questo punto è facile. Prendiamo il bracciale e lo mettiamo da questa parte, proprio lo rivoltiamo, quindi io sono da questa parte, voi sarete da questa parte e il bracciale lo vedete da quell'altra, opposto a dove siete voi. Prendete il vostro un elastico nero e lo mettete qui. Poi con le vostre sante di tina scavallate un elastico, cioè quello che era del vostro bracciale, e ne scavallate un altro. Prendete un altro elastico, lo mettete sopra, l'elastico che è sotto lo scavallate e ne lo scavallate un'altra volta. Potete usare anche l'uncinetto se le vostre sante di tina non vogliono lavorare. Prendete un altro elastico e lo mettete e nuovamente l'elastico più in basso. Aspettate che forse non ero a fuoco. L'elastico più in basso lo tirate su e lo tirate su. Che sto facendo? La solita catenella, ragazzi. Niente di nuovo sotto il sole. Voilà. Prendiamo un altro elastico. Spero di essere a fuoco. Aspettate che io non mi vedo a fuoco, forse così sono a fuoco. Quindi, ripeto, mettiamo il nostro vecchio vecchissimo braccialetto, poi mettiamo un nuovo elastico, gli elastici di sotto li portiamo sopra, uno e uno, due, così. Vedete che si sta formando, voilà, una catenella che vi faccio vedere come si chiude. Ne metto ancora uno, uno e due, poi questo lo porto qua, in questo chiolo, quindi sposto uno dei due, si è perso, questo era qua sopra, lo sposto qua. E molto semplicemente metto la clip qua. Voilà. Qui becco dall'altra parte i quattro elastici che si sono formati con la partenza del mio gioco. 1, 2, 3, 4, che erano i tre elastici rosa con cui avevamo iniziato e l'elastico nero, e li metto tutti dentro la mia clip ad esse. Quindi 1, 2, 3 e 4. Come al solito io ho parlato tanto, ho cercato di fare i passaggi molto lentamente per essere chiara. Spero di esserlo stata, però come al solito se volete chiedere qualcosa, eccetera, io sono super a disposizione. Questo è venuto ancora più carino, mio Dio! Ed eccolo qua. Che ne dite? Vi piace? Se siete pronti per farlo, fatemelo sapere. Un bacione grosso, enorme, come al solito, a tutti voi, soprattutto agli ultimi iscritti. Ciao!